Dopo la chiusura nei giorni scorsi per carenza di documentazione, le Naiadi hanno riaperto. In un comunicato è la stessa società di gestione, il Club Acquatico Pescara, che spiega che le ispezioni del Nucleo Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco sono state completate da verifiche opportune con NAS e ASL. A bloccare negli ultimi giorni la struttura è stato il Comune. Mancava il documento SCIADI, segnalazione di inizio attività ottenuta solo di recente. Ora si attende l'apertura del bar, ma le polemiche non si placano. Blasioli torna a chiedere spiegazioni e lo fa usando una formula provocatoria. AAA cercasi risposte dal presidente Marsiglio, dal presidente Sospiri e dall'assessore Quaglieri. Primo, la clausola di salvaguardia per i dipendenti. Le Naiadi sono riaperte a spizzichi e bocconi, come si direbbe, visto che ci sono varie sospensioni, perché i dipendenti che godono della clausola di salvaguardia non sono stati riassunti. Chi in regione sta controllando questo? La seconda, la garanzia provvisoria fideiussoria che è stata prestata da una società di mutuo soccorso, è valida? Poteva essere prestata? Perché non ci rispondono su questo aspetto? Terzo, la garanzia fideiussoria è definitiva per tutti i 20 anni. È stata trovata? Sono passati i 15 giorni previsti dal capitolato. È arrivata o non è arrivata? E la quarta riguarda l'affidamento dei 4 mesi a totali spese dei cittadini abruzzesi. Se non è stata firmata quella concessione, e non è stata firmata quella concessione, chi ne risponde adesso? Noi chiediamo al presidente Marsiglio, al presidente Sospiri e anche all'assessore Guaglieri, all'assessore allo sport, di fermarsi in questo sport dello scappa-scappa e di darci delle risposte definitive. E le risposte sono arrivate da parte di Leonardo D'Addazio, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente della quinta commissione. Finché non viene stipulato il contratto, resta valida la consegna anticipata. L'affidamento temporaneo ha garantito e garantisce l'operatività dell'impianto sportivo Le Naiadi. L'agenzia ad oggi sta effettuando tutte le verifiche e le acquisizioni documentali e si prevede la stipula del contratto entro il 30 novembre di quest'anno. La clausola sociale prevista in gara garantisce stabilità occupazionale e trattamenti economici e normativi non inferiori rispetto alla gestione precedente. Allora a questo punto io chiederei a Blasioli, visto che sta facendo l'inquisitore, se vuole effettivamente la riapertura delle Naiadi oppure preferisce mandare a casa i lavoratori e non dare un servizio agli utenti che possono usufruire dell'impianto.